Dal 31 marzo prossimo scatta l'obbligo di fatturazione elettronica per le imprese che forniscono beni e servizi alla pubblica amministrazione. Ce ne parla Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio di Ascoli Piceno. Oggi iniziamo questo Digital Day a livello nazionale con tutto il sistema camerale, con il governo Renzi, con il ministro Madia e portiamo a conoscenza di tutti quello che è la fatturazione elettronica, il know-how che può dare la fatturazione elettronica per un risparmio burocratico di tempi con le piccole e microimprese. La Camera di Commercio, il sistema camerale ha approntato un modello di fatturazione elettronica per la pubblica amministrazione e per le piccole e microimprese che già abbiamo portato in visione nel precedente incontro con i dottori commercialisti e i consulenti dell'ANCOT. Con l'aiuto dei dottori commercialisti, dei consulenti, con l'aiuto della Camera di Commercio che ha questo know-how insieme a Infocamere, noi potremo trovare quelle sintonie e la possibilità che la piccola impresa con il sistema di digitalizzazione possa trovare un beneficio per un risparmio della burocrazia e dei tempi di qualsiasi tipo di adempimento che deve fare, altresì avere magari la possibilità di controllare tutto quello che è la fatturazione delle nostre imprese con la fatturazione elettronica, un server che immagazzina le nostre fatture e allo stesso tempo avere la possibilità di certificare i propri crediti direttamente con la fatturazione elettronica. Certificare i crediti con la pubblica amministrazione sappiamo benissimo che ci dà la possibilità di poter andare in transazione con gli enti direttamente senza altri passaggi.